Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare e di trattare questo argomento che non vedo l'ora di trattare e di raccontarvi quest'oggi, volevo fare una piccola considerazione. Ho appena finito di caricare il video che voi troverete lunedì sul canale, questo uscirà martedì. E onestamente sono davvero tanto felice di come stanno andando le cose. Per chi non lo sapesse, proprio perché ho piacere a uscire dalla mia zona di comfort, ho deciso di registrare e pubblicare un video al giorno per 60 giorni. Ciò significa, non bisogna essere eccelsi nella matematica, ma è facile intuire che quindi significa 60 video sul canale. Ora, questo dovrebbe essere il quinto, se non vado errando, e guardando le statistiche dello stesso canale, ho visto che stiamo crescendo molto molto velocemente. Sono infatti aumentati tanto, è aumentato tanto il numero degli iscritti, così come i minutaggi e le visualizzazioni. E questo ovviamente è fonte di grandissima soddisfazione per me, perché significa che il valore che sto veicolando proprio in questi video vi piace e quindi volevo pubblicamente ringraziarvi. Inoltre, volevo ricordarvi sempre due cose fondamentali. Per chi mi segue ormai da un po' sa già quello che sto per dire, ma devo sempre necessariamente ripeterlo. La prima è iscriviti al canale, la seconda lascia un like a questo video, che sono delle operazioni che magari a te che stai guardando questo video ti richiedono pochi secondi, ma permettono al mio canale di crescere e di raggiungere soprattutto altre persone che potrebbero essere interessate all'argomento. Nel video di oggi, in questo quinto video della mia maratona di 60 giorni, parliamo delle pagine Facebook. Dunque, l'argomento Facebook Ads e Facebook Marketing è sicuramente il macro argomento che trovi all'interno di questo canale ed è anche uno degli argomenti sulle quali io trovo e ricevo più domande nel mio profilo Instagram, che tra l'altro ti lascio il nome qui sotto in modo che tu possa seguirmi e lasciare a tua volta le domande. Ora, perché si parla tanto di pagine Facebook? Sicuramente si parla tanto di pagine Facebook perché ormai ad oggi, indipendentemente dal business che hai, sicuramente ne hai una. Sono infatti poche le realtà, che non hanno ancora una pagina Facebook, e spesso e volentieri, quando non abbiamo una pagina Facebook ma abbiamo un'attività, è perché spesso siamo legati a un preconcetto o a una falsa credenza che Facebook non sia il luogo adatto per veicolare il nostro business. Su questo ne ho già parlato in un video. Ti lascio quindi in descrizione il video nel caso tu volessi approfondire l'argomento. Ora, pagina Facebook, io mi rivolgo esclusivamente alle persone che hanno un business, quindi ad esempio se hai creato una pagina Facebook per pubblicare, che ne so, le notizie di un personaggio famoso, chiaramente non so quanto questo video ti possa essere di interesse, proprio perché i consigli che ti starò per dare sono legati a un business, ok? Quindi diciamo che se vuoi seguire questo video perché hai una pagina Facebook e stai pubblicando dei contenuti su un cantante famoso, potrebbe comunque essere interessante, ma molto probabilmente non riuscirai ad applicare quello che sto per dirti. Ora, una delle domande che mi viene più posta, proprio in relazione alle pagine Facebook, se andiamo ad escludere l'argomento Facebook Ads, che è super gettonato, è proprio legato alla, come potrei dire, condivisione dei contenuti, ok? Ti do qualche dato in più proprio per permetterti di comprendere meglio l'argomento che sto sviscerando quest'oggi con te. Spesso e volentieri le persone si lamentano di pubblicare ad esempio una foto o un video sulla propria pagina Facebook, ma ahimè di non riuscire a raggiungere innanzitutto un numero importante di persone e successivamente di non ricevere dei grandissimi riscontri, no? Quante volte magari ti è capitato anche a te di trascorrere 1 o 2 ore per preparare un contenuto, per pensare che cosa scrivere, magari se dovevi creare anche una grafica, prepararla o recarti da un grafico che potesse elaborartene una, e successivamente tristemente scoprire che quel contenuto è stato visto da poche persone e comunque non ti ha portato proprio nulla in termini di risultati. Non mi riferisco solamente a risultati in termini monetari, quindi a guadagni, incassi o vendite, ma magari non ti ha portato neanche dei risultati in termini di commenti, in termini di condivisione e in termini di soddisfazioni personali. Ora, se ti è capitata questa situazione, e penso di sì, se stai guardando questo video, mi piacerebbe che mi lasciassi un commento qui sotto, anche con un semplice sì, giusto per farmi capire anche quello che hai vissuto tu e quello che era il tuo punto di vista. Come ti stavo appunto dicendo, questa situazione è molto molto comune, ok? Questo che cosa significa? Che tantissime persone mi scrivono sul mio profilo Instagram dicendomi: Ale, ieri ho pubblicato una foto che per me era bellissima, ma ahimè ho solo 1 o 2 like e uno di questi è il mio. Oppure persone che magari mi dicono: ho fatto un video in diretta, ma non sono riuscito a veicolare grandissimi, grandissimi interessi, non ho visto così tante persone, o persone ancora che mi dicono: ho scritto un bellissimo post, per me era chiarissimo, per me era di tantissimo valore, ma ahimè le persone che mi seguono sulla mia pagina o non l'hanno visto o comunque non hanno risposto in maniera positiva. Ora,
perché ho deciso di registrare questo video? Chiaramente ho deciso di registrare questo video perché ci tengo ad aiutarti a risolvere questa situazione. Se hai piacere, in descrizione trovi anche una lezione gratuita di 45 minuti dove potrai apprendere altre strategie e successivamente fissare una consulenza gratuita, totalmente gratuita appunto, dove andremo a vedere insieme se il programma Advertising Circle è giusto e fa al caso tuo. Ora cerchiamo di capire come funzionano le pagine Facebook. È importante, prima di addentrarci nell'argomento, capire la meccanica che si muove sotto Facebook, o meglio all'interno di Facebook. E sicuramente una cosa molto importante è proprio il fatto che nelle pagine di Facebook abbiamo un algoritmo. Che cos'è l'algoritmo? È una sorta di motore, a me piace chiamarlo così, o anche serpente. Questi sono i soprannomi che spesso gli attribuisco per rendere più facile la comprensione a chi non è dell'argomento, chi non è dei lavori, come si suol dire. E questo motore determina ad esempio quando un contenuto è di successo, che cosa far vedere agli utenti, quando penalizzare ad esempio un post, in passato magari è successo non direttamente a te ma è uscito anche sulle testate giornalistiche, per esempio di casi in cui un algoritmo abbia bloccato un post che magari poteva essere violento piuttosto che presentare nudità, ok? È proprio questo algoritmo un motore interno a Facebook. Ce ne sono diversi, c'è l'algoritmo delle inserzioni così come c'è l'algoritmo delle pagine Facebook, che in questo momento sta determinando se un tuo contenuto è interessante e se quel contenuto merita di essere visto da altre persone. Indubbio dire che se un contenuto è ritenuto di valore e viene visto da altre persone, ovviamente nel tuo caso potrebbe aumentare la portata, potrebbe aumentare i risultati, potresti raggiungere molte più persone, magari una porzione delle quali non sa neanche chi sei o che cosa fai, e quindi renderti noto e aumentare la consapevolezza nel tuo brand. Per cui è palese che sfruttare a proprio modo e a proprio favore l'algoritmo di Facebook è sicuramente una cosa molto importante e da tenere in considerazione. Penso che tu sia d'accordo, se hai piacere lasciami un commento qui sotto. Per cui come andiamo a sfruttare l'algoritmo di Facebook e come possiamo capire che cosa sta succedendo? Allora, diciamo che sono tre le azioni da fare immediatamente, da considerare immediatamente se stai vivendo una situazione del genere. Ovvero, se stai vivendo una situazione del genere, intendo che magari stai pubblicando anche dei contenuti interessanti o quantomeno per te interessanti, ma non stai ottenendo nessuna gratificazione. Ci tengo a sottolineare che la gratificazione non deve essere necessariamente in termini economici. Cioè, quando parlo di gratificazione in questo caso, vorrei che fosse chiarissimo il messaggio che non mi riferisco esclusivamente al fatto che pubblichi un post sulla tua pagina Facebook e ottieni 5 vendite, ok? La gratificazione potrebbe essere anche quella di registrare un video che per te è pazzesco, che ha tantissimo valore, e vedere che le persone lo apprezzano, che possono apprezzarlo con un commento, con una condivisione o con un like, ok? Altra precisazione che ci tengo a fare prima di spiegarti e introdurti questi tre segreti è il fatto che in questo video specifico parliamo esclusivamente di Facebook. In passato e negli altri video mi vedi spesso sottolineare il fatto che Facebook inglobi anche Instagram. Ora, non per creare della confusione, ma essendo il proprietario il medesimo, quindi Zuckerberg è attualmente proprietario di Facebook, Instagram e WhatsApp, in futuro potrebbero anche cambiare le cose, ma ad oggi che registro queste sono le cose. In alcune circostanze, come ad esempio il database, potremmo chiamarlo così, pubblicitario, ovviamente possiamo anche dire che Facebook ingloba anche Instagram perché acquisisce gli stessi dati. Ma in questo video specifico stiamo parlando unicamente di una pagina Facebook, ok? Una pagina Facebook normalissima come ad esempio la mia. Quindi, quali sono questi tre segreti? Il primo segreto è sicuramente quello di testare. Ora, è una cosa spesso detta e ridetta, ma altrettanto ignorata, quello del test, quello di testare. E spesso e volentieri vedo delle persone che magari pubblicano sulla propria pagina Facebook un'immagine che è piaciuta a loro stessi, un'immagine che magari hanno trovato attraente o magari un'immagine che loro reputano bella, ma non sanno se effettivamente il proprio pubblico ritiene altrettanto interessante e altrettanto coinvolgente quel contenuto. Questo che cosa significa? Beh, non è difficile da immaginarlo. Se io vado a pubblicare una foto che per me è bellissima ma per il mio pubblico non è interessante, può essere bellissima quanto vogliamo per me, ma al mio pubblico non comunica assolutamente nulla. Questo che cosa comporterà? Beh, comporterà che nessuno interagirà, nessuno commenterà e nessuno andrà poi a interagire a tutti gli effetti con la nostra foto, con la nostra immagine, ok? Ora ti ho fatto l'esempio di una foto, ma potrebbe essere un video così come potrebbe essere un testo. Quindi la prima cosa è
quella di testare, no? Andando a preparare un piano editoriale, infatti ad esempio i miei studenti di Advertising Circle li aiuto a creare una strategia e a creare un piano editoriale mirato proprio a capire che cosa piace al proprio pubblico, come raggiungerli e soprattutto come produrre dei contenuti che a quel pubblico piacciono, perché possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, ma è palese che se noi diamo un contenuto ritenuto interessante al nostro pubblico, questo interagirà e soprattutto sarà contento di vederlo e così altrettanto felice di commentare e condividere. Facciamo un esempio papale papale: se accendi la TV e c'è un film che ti interessa, ti siedi sul divano e lo guardi fino alla fine. Se invece c'è un film che non ti interessa minimamente, o peggio ancora ti annoia, fai zapping o cambi, no? Stesso ragionamento possiamo applicarlo a una pagina Facebook. Se infatti questa pagina Facebook condivide del materiale interessante, le persone saranno interessate, saranno incuriosite. Ci tengo a precisare che il test va benissimo in qualsiasi tipologia di business. Non c'è infatti un business che è escluso dal test, ok? Potresti essere un fioraio, così come un libero professionista, un dentista, avere un'azienda corporate, avere un e-commerce o un'agenzia funebre, ma comunque testare sarà la chiave primaria dalla quale partire. E ti assicuro che la maggior parte delle persone, vuoi perché non sanno come funziona magari fino in fondo l'algoritmo di Facebook, vuoi perché magari sono anche un po' pigre. Ti assicuro che pubblicano la prima foto, la prima immagine, il primo testo che gli viene in mente senza concentrarsi troppo, se effettivamente quel contenuto, quella creatività, usando il termine tecnico, effettivamente condivida, trasmetta qualcosa. Per cui la prima situazione, il primo segreto che mi sento di sviscerare, di condividere quest'oggi con te, è legato al test. Ora, come andiamo a testare? Il mio consiglio è questo: prepara un piano editoriale e cerca di cambiare i contenuti, ok? Non troppo frequentemente, ma neanche tenerli tutti uguali. Questo perché? Perché ti permetterà ovviamente di divulgare dei contenuti diversi e capire effettivamente dove il tuo pubblico è interessato, ok? Ovviamente, se tu ad esempio pubblichi una foto su un determinato argomento, piuttosto che un video, piuttosto che un testo, eccetera, eccetera, quindi predisponi un piano editoriale molto vario e molto interessante. Riesci ad avere anche un metro di misura quanto più accurato, ok? È chiaro che se ad esempio vedi che i video funzionano molto, potresti orientarti sui video, ma non commettere neanche l'errore di andare dritto su quella tipologia di contenuto. Va bene concentrarsi sulla tipologia di contenuto, quindi se è un video piuttosto che una foto, piuttosto che un testo, ma capire anche l'argomento che il tuo pubblico preferisce, ok? Quindi è chiaro che per testare ci vuole tempo, ci vuole disciplina, ci vuole costanza e ci vuole soprattutto una strategia e un'azione continua, ok? Non commettere l'errore di fare 3-4 post e dire: bene, ho testato, fine, ho capito che piace questo, condivido quello, perché in realtà potresti avere un dato insufficiente in mano e quindi basare quella che è la tua comunicazione online su dei dati che non sono accurati, soprattutto su dei dati che sono imprecisi. Potresti fregartene, ma in realtà sei qui a guardare questo video perché hai un business e perché vuoi capire come utilizzare i social a tuo vantaggio, quindi non ti conviene assolutamente metterti in una condizione di fregartene del giudizio, o meglio del coinvolgimento che il tuo pubblico può avere su Facebook. E questo era il primo segreto che mi sento di condividere con te. Passiamo al secondo. Il secondo è anche questo spesso sottovalutato, ahimè, e soprattutto se inizierai a guardare le pagine Facebook là fuori con un occhio critico, quindi diciamo dall'alto, con una visione dall'alto, ti accorgerai anche tu che la maggior parte delle pagine Facebook legate a un business ignorano completamente questo aspetto. Il secondo segreto qual è? La personalità. Spesso e volentieri le persone appunto condividono dei contenuti, condividono magari anche contenuti non proprio loro ma di terzi, come ad esempio un articolo su un giornale, uno studio piuttosto che un video. Per esempio potresti condividere questo video sulla tua pagina Facebook, ok? Ma si limitano semplicemente a questa azione, ok? Cosa significa questo? Che prendono un contenuto di qualcuno e lo pubblicano sulla loro pagina, o anche un contenuto proprio, magari appunto una bellissima foto del proprio salone, piuttosto che di un corso che stanno partecipando, a un corso al quale stanno attendendo. Il problema è che così non stanno facendo altro che divulgando delle informazioni fredde, delle informazioni che di fatto non hanno nessun interesse. O meglio, hanno una carenza, hanno una lacuna che è proprio data dal fatto di non avere un tocco personale. Ora, ricordiamoci sempre, ed è fondamentale farlo se vogliamo avere successo su Facebook e riuscire a utilizzare Facebook come un canale per il nostro business, ricordarci che le persone utilizzano Facebook come social network, come canale di comunicazione, ok?
Quindi è chiaro che se io condivido ad esempio un articolo del Sole 24 Ore e l'azione finisce lì, le persone vedono questo articolo ma potrebbero essere interessate, come no. Diversa è la situazione se io vado a condividere quell'articolo magari del Sole 24 Ore, ovviamente adesso sto facendo un esempio per rendere il tutto più chiaro, e spiego perché sto condividendo quell'articolo. Questo è il tocco di personalità che al 99,9% delle pagine là fuori manca e che spesso e volentieri causa un insuccesso e un bassissimo interesse nei contenuti veicolati, ok? Perché? Perché chiaramente le persone vogliono sapere il tuo punto di vista o potrebbero a loro volta essere catturate dal tuo punto di vista. Stessa cosa avviene ad esempio con le citazioni, no? Trovo questa citazione che mi piace, che mi esprime, la vado a condividere, bellissimo, ma le persone vogliono sapere magari che cosa hai provato tu in quella citazione, che cosa ci hai visto tu in quel passo, così come in quell'articolo, così come in quel video. Quindi il secondo segreto che mi sento di condividere quest'oggi con te è proprio quello di inserire un tocco di personalità, un tocco del tuo punto di vista, indipendentemente che il tuo business sia basato esclusivamente su di te o che il tuo business sia qualcosa di corporate, ok? Anche se sei un'azienda molto grande, è importante divulgare il tuo tocco di personalità. Siri deve parlare nei miei video, ok? Non a caso in passato abbiamo visto anche grandi aziende scendere in campo magari per i diritti piuttosto che per delle situazioni, ok? Anche se erano delle e sono delle aziende molto grosse, quando c'era bisogno di metterci la faccia e soprattutto quando c'era bisogno di mettere il proprio tocco di personalità, l'hanno inserito e hanno sempre ottenuto successo in termini di comunicazione. Quindi se ancora non lo stai facendo o in passato hai condiviso dei contenuti così alla buona, inserisci sempre un tuo tocco personale, perché ti permetterà di costruire anche il rapporto, di costruire il rapporto col pubblico che ti sta leggendo, oltre che a suscitare il loro interesse e magari anche a chiedere il loro punto di vista. Ora arriviamo al terzo segreto che ho intenzione di condividere quest'oggi con te, ma ci tengo a precisare una cosa: se il video ti sta piacendo ricordati di iscriverti al canale, di lasciare un like, che sono azioni fondamentali e poi per me sono fonte grandissima soddisfazione e sono azioni fondamentali per permettere a questo canale di crescere. Il terzo segreto, anche questo ignorato non così tanto come onestamente gli altri due, ma purtroppo ancora tanto ignorato, è quello, ahimè, di prevedere un budget per le inserzioni pubblicitarie. Ora, due sono le situazioni quando le persone non investono un budget pubblicitario e hanno una pagina Facebook. La prima: pensano che non sia necessario e quindi non vogliono investire, non vogliono spendere soldi, anche se stiamo parlando di pubblicità, quindi non è una spesa, è un investimento, e questo ci tengo sempre a sottolinearlo, e quindi non intendono investire soldi su Facebook e preferiscono lavorare unicamente in organico. E la seconda situazione è quando le persone investono per un periodo in budget pubblicitario su Facebook, vedono i primi risultati, poi pensano che bene, hanno finito, non c'è più bisogno di investire. Queste ti assicuro che sono le due situazioni più frequenti che vivo e che vedo con i miei occhi, ahimè, quando le persone non familiarizzano con le Facebook Ads e la pubblicità su Facebook. Ora, ci tengo a dire una cosa proprio papale nel modo più sincero: io nel canale ho pubblicato tantissimi video sulle Facebook Ads, quindi se vuoi capire che cosa sono, come impostare il target, quanto budget ti serve, quanto costano, eccetera eccetera, veramente sul canale trovi un'infinità di contenuti, ti basta andare nella playlist Facebook Tips e ne trovi veramente tantissimi. Però vorrei fare una riflessione insieme a te quest'oggi. Aprire una pagina Facebook e pubblicare semplicemente solamente in organico è una scelta giusta per dei versi, perché chiaramente nel momento in cui hai il tuo pubblico, hai creato rapport, hai fidelizzato i tuoi contatti, puoi condividere con loro i tuoi contenuti e loro saranno sicuramente felici di vederli, di partecipare, soprattutto se hai messo in atto i due segreti che ti ho dato poco fa, ok? Tuttavia le inserzioni sono proprio una spinta notevole, no? Sono un boost e soprattutto ti permettono non solo di veicolare i tuoi contenuti più velocemente, ma di veicolarli a delle persone che ancora ad oggi non ti conoscono. E il fatto che non ti conoscano non significa che non siano dei potenziali clienti o che non possano essere interessati e interessate in quello che fai e in quello che hai da offrirgli. Quindi non investire in un budget pubblicitario, anche se molto piccolo, ok, non serve partire con 1000 euro al giorno, puoi anche iniziare con 5 euro al giorno. Tuttavia ti permette di veicolare velocemente il tuo messaggio, fare in modo che le persone vedano i tuoi contenuti, fare in modo che interagiscano con i tuoi contenuti e allo stesso tempo permettere a dei contenuti di diventare ancora più interessanti, perché
ritorniamo al discorso dell'algoritmo, se un tuo contenuto riceve tanti click, commenti, condivisioni, manda un segnale a Facebook e in particolar modo al suo algoritmo dicendo che quel contenuto è molto interessante e che merita di essere visto da altre persone. È chiaro che puoi raggiungere questo risultato in un tempo medio-lungo lavorando in organico e quindi senza budget pubblicitario, lo puoi raggiungere in modo più velocemente e in modo più veloce raggiungendo persone che ancora non ti conoscono e quindi incuriosirli e fargli capire che ci sei attraverso le Facebook Ads. Quindi assolutamente il terzo segreto che ci tengo a condividere con te è quello di implementare quanto prima un budget pubblicitario per le tue inserzioni di Facebook. Se non sai farle, se hai bisogno di capire, approfondire, prenotati alla consulenza strategica in modo che capiamo se Advertising Circle è il programma giusto per te, e in Advertising Circle veramente ci sono una quantità infinita non solo di lezioni ma proprio di esempi pratici, segreti e strategie che condivido con i miei studenti e che quindi entrando in Advertising Circle avrai modo di vedere anche tu. E soprattutto predisponi assolutamente questo budget pubblicitario. Se vuoi capirne di più che cosa sono le Facebook Ads, come funzionano, eccetera eccetera, veramente ti rimando alla quantità infinita di video che trovi all'interno di questo canale e che puoi anche guardare subito per capire meglio l'argomento. Non commettere l'errore di non investire in un budget pubblicitario su Facebook, perché è veramente la spinta che serve, ma soprattutto stiamo qui a parlare di business, non siamo qui a parlare di giocattoli o di pubblicare gattini su Facebook, stiamo parlando di come utilizzare Facebook come canale per veicolare il tuo business, permettere di crescere e permettere anche di aumentare i guadagni perché magari acquisisci dei nuovi clienti. Quindi predisporre un budget pubblicitario per la propria attività penso che sia proprio alla base di qualsiasi business e di qualsiasi attività. Ora, questi erano i tre segreti che mi sentivo di condividere quest'oggi con te. Spero che il video ti sia piaciuto. Ci vediamo domani in un nuovo video. Da Ale Lorenzi è tutto e ciao!